Le accuse sono di una duplice associazione per delinquere dedita ai furti di auto e al riciclaggio delle autovetture, la prima, e ai furti in abitazione, la seconda. Purtroppo la piazza prescelta era quella di Tropea e c'era una ragione ben precisa, perché per evitare di pestare i piedi alla criminalità organizzata e a soggetti che potevano denunciare e quindi far cadere l'attenzione su questo giro di affari illecito delle forze dell'ordine, preferivano andare a rubare autovetture noleggiate spesso in aeroporto, quindi a società di autonoleggio, da parte di ignari turisti che poi venivano trafugate nel territorio di Tropea e in quelli limitrofi, a Ricadi, piuttosto che a Parghelia, Ioppoli. Questi stessi soggetti acquistavano delle autovetture incidentate e facevano il riciclaggio classico, nel senso che sostituivano i documenti e le targhe delle auto incidentate con quelle trafugate e poi con la ripuntonatura del telaio e del motore le mettevano in circolazione come se fossero nuove. Adesso faremo tutta un'attività di ricerca di questa mole di autovetture vendute spesso su internet per vedere quante sono riciclate nel corso degli anni. Considerate che il giro di affari di questi soggetti, che si concentrava in un arco temporale grosso modo da aprile a settembre-ottobre, era di all'incirca 150 auto all'anno. Poi c'erano i furti negli appartamenti, loro facevano uno studio delle vittime, in un caso addirittura il giorno del matrimonio, e andavano a colpire là dove era più facile che potessero farlo. Come spesso accade, l'ho detto nel corso della conferenza, anche in questo caso questa dimostrazione della pericolosità di detenere le armi nel territorio di Vibo, nel corso di uno di questi furti cioè è stato rubato un fucile che è stato rinvenuto con le canne mozzate, quindi doveva essere utilizzato per azioni delittuose di un certo tipo. I carabinieri, che anche in questo caso hanno fatto un'operazione eccellente, sono riusciti a filmare quasi tutte, in un lasso temporale molto breve, quasi tutte le fasi e tutte le operazioni che venivano condotte. Pensate che sono riusciti ad accertare che in molti casi il furto di un'autovettura avveniva in circa 50 secondi, quindi dei furti lampo, dal momento in cui si avvicinavano a quando ripartivano con l'autovettura, dal filmato si intravede che con le centraline generalizzate riuscivano a farla partire in 50 secondi. Abbiamo documentato che l'organizzazione, le due associazioni, in realtà trovavano come sodali tre donne, le quali non solo avevano dei compiti di vedetta per monitorare gli spostamenti delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia nel momento del compimento dei furti, ma addirittura facevano parte della filiera del riciclaggio, nel senso che monitoravano i siti internet per l'acquisto di quelle autovetture incidentate in prevalenza nel nord Italia, provenienti dal nord Italia, per poi utilizzarne i contrassegni da ristampare sulle autovetture asportate a Tropea. Un gravissimo danno d'immagine. Pensiamo che agenzie internazionali di noleggio auto recavano e recano ancora oggi nelle proprie brochure l'indicazione della Perla del Tirreno come una delle città a maggiore prevalenza di furti di autovetture, in cui sostanzialmente si consigliava al noleggiatore di prestare una particolare attenzione. Ricaduta diretta di questi furti era appunto l'incremento delle franchigie assicurative, proprio per l'elevatissimo danno che si creava.